alla maniera che se ne vuole andare fuori, perché non vuole restare qui? E noi lo pretendiamo che resta qui, che lui vada avanti, che faccia qualche cosa di concreto. Io penso che questo che sta facendo adesso dovrebbe essere una soluzione. Per noi, sai che è una gioia tenerlo qui. Tu sei d'accordo con questo lavoro di girare una web series? Sono perfettamente d'accordo. È una cosa che ti piace, però per realizzarla ce ne vuole di tempo. Questi sono i miei nonni e io sono Donatello e sono di Bari, una città del sud Italia. Ho 27 anni. Questa è la mia tipica tenuta da colloquio di lavoro, da intervista su Skype, e con questa vado anche ai matrimoni perché questa ho. Sto cercando di realizzare una web series comica che si intitola Roar Epic, anagramma di precario, con la quale voglio raccontare la mia storia e la storia di tutti i Roar Epic, di tutti i precari, in maniera comica e divertente, attraverso la figura di un omino da me interpretato. Per farvi capire quanto sono Roar Epic, a luglio 2013 mi sono laureato in giurisprudenza. A 5 anni da questa data ho fatto il mio primo esame, diritto romano, 30 e lode. Avevo capito che a me di giurisprudenza me ne frega niente. Però io sono uno che quando inizia qualcosa la vuole portare a termine. E allora mi sono laureato in giurisprudenza. Però da sempre ho avuto la passione per il teatro e per il cinema. E questa è colpa anche di mio nonno che da piccolino, per farmi stare zitto, mi sedeva alla poltrona e mi faceva vedere film di Staleoli, Charlie Chaplin e di Totò. Dopo la laurea in giurisprudenza ho provato a fare il praticantato, però ho lavorato in un panificio, ho cambiato onda, bella esperienza. Ancora non ero soddisfatto, ero in cerca di riconoscimenti, un posto nel mondo, e ho deciso di viaggiare, di uscire dall'Italia. E non sono andato qua dietro, sono andato in America Latina e non sono andato a fare la vacanza, sono andato a lavorare. Ho lavorato in un caseificio facendo le mozzarelle in Costa Rica, ho lavorato come receptionist in un ostello in Florida, ho venduto l'olio d'oliva pugliese in Cile. Comunque, sto facendo tutto questo perché io voglio realizzare questa web series che ho scritto io. L'ho disegnata con storyboard e non da solo. Ho rotto le scatole a due precari, a due Roar Epic come me, Vincenzo e Nicola. Abbiamo partecipato al Solinas, siamo arrivati in finale. Vogliamo realizzare questa Roar Epic e voi dovete aiutarmi non solo per far contento me, ma per far contento anche i miei nonni e per far contento tutti i Roar Epic. Ragazzi, io ho bisogno del vostro aiuto per fare Roar Epic. Vincenzo, come la vedi? Vabbè, dai. Chiudi, andiamo, basta. Se c'è chi ti vuole aiutare, ci fa un favore. Aiutate la Donatella con un contributo sostanzioso. Aiutate mio nipote Donatella a fare Roar Epic. Cercate di aiutare mio nipote a fare questo Roar Epic. Roar Epic, Roar Epic. 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 Roar. Roar. Di. Roar Epic. Come? Replica. Dall'inizio. Roar. Roar, Roar con la R.